Hello guys, my name is Demon Guinea Pig, aka Demon, and I welcome you to Marta is Dead. Do you wanna know what happens when you impersonate your dead sister? Guess we'll find out together. Ciao, sono Giulia. Giulia Kappa. Sono contenta che tu sia qui. Oh, it's in Italian. It's Italian, no? I should really start reading more about the games. Voglio raccontarti la mia storia, lo so. Non so da dove cominciare. Ci sono così tante cose. Dovrei iniziare dalla mia infanzia, ma di quel periodo ricordo così poco. Solo chi lei stava. Era il 29, mi sembra, quando fui mandata a stare da lontano. Oh, so we have a nanny! Apparently we are somehow a rich family or something like that. Oh, the raven is beautiful. Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? So sì, lo so che la Dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia, ma perché è così cattiva? Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo veramente cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la Dama, ho deciso, Tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai? Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene? Certo che no. Allora io mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta è in pericolo. Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No, cioè, sì. Mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, Tata. Dormo. Sognerò la Dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella. Bella come lei. Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, Tata. Visto che la Dama non mi farà del male perché le voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai, io dormo, promesso. E va bene, l'hai sempre vinta tu, piccola peste. I was learning Italian in high school. I should have been paying more attention. E amavo quella storia. Ogni volta che it's la sentivo language. Era come nuova e mi stregava sempre di più. Tutte le sere le chiedevo di raccontarmela, anche se mi faceva paura. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Come ero felice. Oh, is that a beautiful lady? She doesn't look that beautiful. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. I stand behind it that she's not pretty whatsoever. Il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Oh! Poverina però, non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò, però mi fa una rabbia. Leggi, Tata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. So far so good, I love this storytelling. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Cool. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la Dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore.
I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Beautiful. Ho un po' paura questa storia, anche se la dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. No, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. She's very mature for such a little girl. I like her. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni istanti la dama si libera del fardello del suo dolore. Murder. You can justify it. Buonanotte, tata. Buonanotte, amore mio. It's a beautiful language. Passai dalla tata quasi 3 anni. Poi tornai a casa e dimenticai rapidamente come si faceva ad essere felici. Fu dopo 15 anni, nel 44, che tornai a stare in quella casa. Stavo sistemando alcune macchine fotografiche nel bosco, vicino al lago. Un congegno che aveva costruito mio padre le faceva scattare dopo qualche minuto. Cercavo di fotografare gli animali o qualsiasi altra cosa ci fosse in quel maledetto posto. Oh, cool! Oh, is the device my dad made like the tripod? So nice of him. Like the game altogether looks very interesting. I didn't do much. Arrotolare. Oh. Okay. We are reeling. Good. Like I didn't do much so far, just clicked on a few buttons and stuff, but I'm enjoying it. That's really old school. Nice. I would love to have a camera like that. Put it in there. Will I be doing it again? Should I like write some instructions down? Attivare il temporizzatore. Wait, timer. That's cool. Ci siamo quasi. Devo solo mettere a fuoco l'immagine. Shouldn't I first focus it and then start the timer? C'è qualcosa sulla superficie dell'acqua. Se la inquadro meglio, forse riesco a vedere di cosa si tratta. But will it be that buddy? There we go. It is that buddy! Is it not like my sister? Ma è una persona. Devo aiutarla. Blu-ray? Is she drunk or what? No, you are not going in there. Passavo intere giornate a fantasticare. Mi perdevo nei miei pensieri e poi risveglio. Fu terribile. I hope you are just gonna jump over the memory. No! No, you can't go in there! You can't even see into the vault. No freaking way! Oh! I don't want to. This is like my worst nightmare. Well, it's not so dirty inside, okay, but... Oh, we have some fishes here! Cute. No one would get me into this water. You could throw a bag of money in there and I would never go in there. No. Notai subito che indossava un mio vestito. Ero spaventata. Trascinai come potevo quel corpo privo di vita fino a riva, cercando di non annegare a mia volta.
Capii di chi si trattava solo quando la sollevai tra le braccia. Era mia sorella. Mia sorella. Oh, yeah. Ed era morta. That has to suck. Ero così disperata. Non sapevo più né cosa facevo né cosa pensavo. Oh. Well, she looks dead. Marta non è. I don't think that's necessary. Non è possibile. But I seem quite calm. Non è vero. Non c'è motivo di preoccuparsi. Is that the moment when I will assume the name of Marta? Well, Marta, that was quite rough. The first idea you get, steal the necklace and put it on yourself. Oh. I miei corsero verso di me. Mia madre mi abbracciò. Lei, lei che mi detestava, mi stava accarezzando. Il suo calore mi riempì di vita e il dolore divenne sopportabile. Mi sentivo protetta. Marta, stai bene? Mi chiese parlando lentamente per permettermi di leggere le labbra. Pensava che fossi sorda. Pensava che fossi morta. Non volevo oh. Così fece timidamente accenno di sì con la testa. Non mi resi conto di aver imboccato una via senza ritorno. Avrei dovuto far finta di essere morta. Per sempre. Well. The mother gets like some Mother of the Year award because that actually explains why I was with the nanny while the Marta was still with her parents with the mother, because apparently the other mother hates me, so pregare è inutile. Serve solo per mettersi a posto la coscienza, cercando di calmare il dolore. Ma io non voglio che il dolore si calmi. Cosa mi resterebbe? So now I'm gonna be pretending that I am my dead and death sister. Posso ritrovarla nella luce perpetua e non desolatissima gemere nel purgatorio. La mamma ha sempre qualcosa da fare. Oh, okay. Ti ricordi di accendere le candele in sala? La gente sta per arrivare. La mamma. He doesn't seem like he's gonna be doing something. Lobo e del babbo. Stavamo preparando un duetto molto bello insieme. Le rare volte che ero a casa. And was he preparing it with you or with Marta? How do I click on this? I want a picture. There you go. Il babbo, la mamma e i nonni materni. Sembra quasi impossibile che il babbo sia un soldato. Sarebbe stata più adatta la mamma. Se non fosse stata una donna. Most of the women's would. Oh! Is that a lighter? Oh! One second, but I'm deaf. How could I hear her saying it? I'm not doing a very good job at pretending to be my sister. But I guess my dad is okay. My mother be bitch, my father be nice. Quando hai fatto, potresti venire a prendere i fiori, per favore? Oppure manda Marta. Non ho un attimo di pace. Anche in un momento come questo. Non riesci a stare ferma un solo istante. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio, sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza.
Okay, I'm sorry, I won't touch it again. 17 luglio 1944. La nostra famiglia, commossa, vi avvicina in questa grave circostanza. Ernesto e... Qualcuno viene a prendere questi 17 luglio 1944. Someone coming for the flowers. Basically, Lester's dead, they are set for us, I get it. Yeah, I don't need the rest. Flowers, I need the flowers from the mother, because my father looks that he died after a bottle of wine. Thank you. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Where do I put the flowers into her hands? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È oh, see it, nice. To the gates. Make it nice for people when they will be coming. So this is basically before the end of World War II. I can open the door. Oh, there we go. I had to wait. Oh. Ma non puoi stare sempre qui. Vai a letto, no? No, no. Voglio rimanere con mia figlia. So nice. Tua figlia. Tua figlia. Ne hai un'altra di figlia, sai? Quella viva. Hard to say which one is right. Cosa dici, Irene? Giulia è morta. Che discorso è questo? Come puoi? Appunto. Dovresti pensare a Marta. A lei Giulia ha fatto un bel regalo, lo sai, vero? È come se non bastasse, ora l'ha anche lasciata sola. Ok, the father is right, the mother is just bitch. È colpa di Giulia, vero? Marta è sorda. Tu che non puoi avere figli. Ma ti sembra il momento? Giulia è morta, Irene. Morta. Qualcuno l'ha uccisa. Te ne rendi conto? Certo che me ne rendo conto. Lo capisco. Cosa credi? Se non lo capisco io. Sempre problemi. Solo problemi. Sarebbe stato meglio se non fosse nata per niente. Sei pazzo! Io sono pazzo? Io? Like a person who was told that by a mother, my own mother, I know how it sucks. Fuck her! Ho saputo farti solo del male, Giulia. Povera, dolce, strampalata Giulia. Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te. Ora sono a casa. Possiamo andare a pescare insieme. Possiamo fotografare le farfalle. No. Non possiamo fare più niente insieme, vero? Più niente. She was a very lucky girl to have dad like that. I love my dad. He's the greatest. Continuano a devastare le pacifiche città della Valdelsa. È con grande dolore che apprendiamo quanto accaduto nei pressi della Roma. La giovane figlia del generale dell'esercito tedesco, Erich K, è stata assassinata nei pressi della sua abitazione. Che ragioni possono esserci dietro un atto così vile? È quello che sperano di scoprire i carabinieri che sono subito intervenuti. La mamma non sembrava soffrire. Forse le dispiaceva che la mia morte fosse così dolorosa per Marta, ma non avermi più intorno per lei doveva essere un gran sollievo. In fondo era meglio per tutti che a morire fossi stata lì. E sarebbe stato meglio anche per me che gli altri lo pensassero. Ma il senso di colpa iniziò a divorarmi. Fu allora che cominciai a fare quei sogni orribili. Oh, what the hell is that? Okay, Marta? Has lost? My dress? Her... soul.
Did I do it right? This is creepy. Dark lake in the middle of forest. But a beautiful place to spend time. I think something is not right with me, because those dreams are not quite normal. Oh, I stole her life. Oh, my bad. Again. I stole her identity. Can we please go away from the water? That's a lot of blood. We put a lot of effort into making like really ugly, creepy atmosphere. Good job. Beautiful. What are you doing? Are you kidding me? That's some Leatherface kind of shit. I was just like a month ago watching Texas Massacre by Chainsaw Texas Massacre. I don't know how it's called right now. Oh, you are gonna take off the No! Is she gonna as well victoriously lift it to the skies like from Lion King when they lift the baby lion? That's what he exactly done in the movie. Oh. Great. Oh. It has different color to the eyes. Everything seems better. Everything has nicer color. But they're still here. Is that how she sees it through her sister's eyes? That everything is nicer.